Questo è un governo che durerà altri 4 anni. Continuo a ribadire che il governo va avanti fino alla fine. Salvini e Di Maio provano a ricompattare la maggioranza, fanno muro, ma passata, anzi rinviata, la tempesta della TAV, le crepe restano. E all'orizzonte, agenda politica alla mano, si preannunciano nuovi smottamenti. Io ovviamente sono molto più concentrato sulla legittima difesa che non sul caso di Ciò. Oggi a Senato in Commissione Giustizia arriva la legittima difesa, provvedimento indigesto all'ala più oltranzista dei pentastellati, mentre alla Camera, settimana decisiva per il reddito di cittadinanza, e questa volta a stare sul piede di guerra sono i deputati leghisti. Io credo che sia giusto e sano che una forza politica si dibatta su un tema, ma poi quando si decide, si decide. Lunedì prossimo ci sarà il voto su Salvini per il caso di Ciotti, un tema che ha già messo a dura prova la leadership di Di Maio e che rischia di causare nuove espulsioni dal movimento. Il giorno dopo, sempre al Senato, si voterà invece la sfiducia al ministro Toninelli. Ci confronteremo col Presidente del Consiglio per valutare come coinvolgere il Parlamento, senza ovviamente stravolgere un testo che è di esclusiva competenza del governo e delle regioni. Congelata per il momento la discussione sulle autonomie, il mese di marzo si concluderà con le elezioni regionali in Basilicata. I 5 Stelle rischiano un'altra sconfitta che magari non farà crollare il governo, ma a furia di scosse anche le crepe possono diventare voragini. Buongiorno e bentornati al nostro diario del sabato. Come sapete, ormai le richieste di reddito di cittadinanza sono arrivate a 500.000. Inoltre, l'accordo fra regioni e Stato per l'assunzione dei navigator è stato trovato e quindi a questo punto abbiamo pensato di farci guidare in maniera ovviamente molto scherzosa da un vero e proprio navigatore nel percorso difficile per ottenere il reddito. Guardate. Perché quando io sto parlando dei navigator mi prendono un po' in giro su questa figura dei navigator. I navigator. Ciao, sono il tuo navigator. Imposta il percorso del reddito di cittadinanza. I cosiddetti navigator busseranno alla porta di queste persone, andranno loro a casa loro e gli diranno: ti trovi sul percorso più veloce. Dovresti arrivare a destinazione entro le ore. Ricalcolo percorso. Cioè le persone del CAF vanno a fare un corso per capire meglio che risposte dare ai cittadini, ho capito bene? Vuoi evitare strade a pedaggio? Imposta un nuovo percorso. Con molta pazienza e sono preparata. Attendere prego. Sto aggiornando le mappe. Devi aggiornare il tuo ISEE. Mantieni la corsia centrale al video. Evita le code al CAF. Entra in scena il navigator. Ciao, sono il tuo navigator. La prima offerta di lavoro è a 100 km. Accetti? La seconda offerta potrà arrivare entro 250 km. Accetti? Per la terza offerta impostare tutto il territorio nazionale. Io volevo sapere se era possibile passare dal REI al reddito di cittadinanza. Appena possibile fai inversione. Alla rotonda prendi la terza uscita. Segui le indicazioni del cambiamento per tauzione, chilometri. Questa è la carta con cui finalmente ristabiliamo un rapporto di fiducia tra lo Stato e il cittadino. Ciao, sono il tuo navigator. Seleziona il tuo navigator. Attenzione, il navigator selezionato non esiste. Attenzione, il navigator deve ancora essere selezionato. Guida con prudenza. Evita lo scontro in strade gestite dalle regioni. Attenzione, il navigator non esiste. Non li avrebbero mai raggiunti se non ci sarebbero stati varie situazioni come questa. Quello che chiediamo è che i bandi non si interrompino. A voler essere cattivi, cattivissimi, la prima cosa che mette insieme Di Maio e Zingaretti è la grammatica, o meglio, l'uso creativo del congiuntivo. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Ma mi dà del tu? No, no, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo. Scherzi a parte, il nuovo segretario del PD potrebbe essere Moderno Virgilio, il punto di partenza per lasciarsi alle spalle i noti burrascosi trascorsi. Esci da questo blog, Beppe, esci da questo streaming. A Zingaretti più volte hanno rimproverato una certa predisposizione al confronto con il movimento, già tentato in regione. Dall'accusa di collaborazionismo, il presidente del Lazio si è difeso con vigore. Nessuno vuole allearsi con i 5 Stelle, nessuno vuole riproporre edizioni del passato. La prima uscita pubblica di Zingaretti da segretario del PD è stata la visita
turisti a Torino per incontrare Chiamparino e parlare di alta velocità. Il blocco della TAV lo sta pagando tutto il paese, questo è inaccettabile. Posizione, non c'è dubbio, molto distante da quella del movimento. Su questo fronte quindi semaforo rosso. Sull'alta velocità non ci sono margini di trattativa. Terreno su cui Di Maio e Zingaretti potrebbero trovare un punto d'incontro è il lavoro. Il ramoscello d'Ulivola ha allungato il capo politico del movimento. Per tutta un'altra generazione di lavoratori che sono fuori dalle contrattazioni, per quelle persone va garantito almeno un salario minimo. Di Maio sostanzialmente chiede a Zingaretti di collaborare su un tema di sinistra, votando la proposta dei 5 Stelle da settimana in discussione in commissione. Sul lavoro quindi semaforo giallo, confronto possibile sia sul salario minimo sia sul reddito di cittadinanza. Lo abolirebbe? Sì, no? No, lo cambierei in maniera radicale. Un terreno molto fertile, e l'aggettivo scelto non è un caso, su cui il confronto potrebbe fiorire l'ambientalismo. E dedichiamo tutti questa vittoria a Greta Thunberg, la ragazza svedese che lotta per la salvezza del pianeta. Uno dei cavalli di battaglia della campagna per le primarie di Zingaretti è stata la sostenibilità ambientale, argomento da sempre caro al movimento. Su questo fronte, semaforo verde, intesa perfetta. Dobbiamo investire in raccolta differenziata perché si creano molti più posti di lavoro. Se un governo giallo-rosso, e non pensiamo alla Roma, prima o poi vedrà la luce, non siamo in grado di dirlo. La partita non è ancora iniziata, forse non si giocherà mai, ma gli spalti sono già gremiti. Guarderemo a tanti che hanno votato 5 Stelle oppure che sono stati a casa delusi. Esclusa almeno per ora l'alleanza con i 5 Stelle, al neo segretario PD non resta che lanciare un'ancora di salvezza ai grillini delusi. Quella tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle è una storia d'amore mai decollata. I forni accesi a giorni alterni durante le consultazioni di un anno fa e le lunghe attese. Dicono che io sto trattando su due forni, semplicemente ho proposto a due forze politiche una soluzione. Io aspetto qualche altro giorno, ma poi uno di questi due forni si chiude. E poi le porte chiuse in faccia nei giorni più caldi della trattativa per il nuovo governo. Hanno preso il 32%, allora incontrarsi con Di Maio sì, votare la fiducia a un governo Di Maio no. Tutto ebbe inizio nel 2013. L'allora segretario PD Pierluigi Bersani si ritrovò protagonista del nuovo format voluto dai 5 Stelle, le consultazioni in diretta streaming. Io devo dire, l'ho ascoltata, per me, come per tutti noi, è la prima esperienza in politica e mi sembrava un po' di stare a sentire una puntata di Ballarò, francamente. Governo dopo governo, le consultazioni successive, tutte rigorosamente in streaming, non andarono molto meglio. Esci da questo blog, Beppe, esci da questo streaming. Questo è un luogo dove c'è il dolore vero delle persone. Smettila su questo tema. C'è bisogno di affrontare le questioni reali. È finita. Buona giornata, è stato un piacere vedere. Evitare compromessi, tutelare la propria identità di movimento per non essere cannibalizzati dagli avversari è sempre stata la posizione dei 5 Stelle. Noi non andiamo avanti per la nostra strada, che è quella di nessuna alleanza con partiti che hanno distrutto l'Italia. La critica al movimento fu invece quella di aver bruciato il 25% di consenso ottenuto alle urne. Pensavate di accendere una miccia e avete messo il voto in frigorifero. Oggi come ieri c'è chi punta il dito su questo amore impossibile. Diciamo una parte del gruppo dirigente del PD che aveva una tesi, la dico così, civilizzare i barbari. Così le due strade ancora una volta sembrano due rette parallele che, come da definizione, non si incrociano mai. Almeno per ora. Non intendo favorire nessuna alleanza o accordo con i 5 Stelle. Li ho sconfitti due volte e non governo con loro. Dobbiamo cercare di tenere saldi i nostri principi e non snaturare quella che è insomma la vera realtà del movimento. È proprio per dare una casa all'identità pentastellata e ai suoi temi fondanti che è nato il Villaggio Rousseau, l'evento itinerante che nel weekend ha fatto tappa a Milano. Stavolta però è palpabile l'eco delle tensioni sul TAV che ha messo una contro l'altra le due anime del governo. C'è sempre questo senso di instabilità del paese e di tranquillità che a volte viene alimentato anche da esponenti del governo.
non c'è bisogno di nasconderci dietro a un dito, abbiamo forti differenze in seno al governo, in questo governo, e il tema TAV abbiamo sempre saputo che sarebbe stato un tema complesso da affrontare. Noi rimaniamo assolutamente fermi, granitici sulla posizione del no. No, non esiste passi indietro sulla TAV. Non credo che su un punto che era chiaro nel contratto di governo possa essere messo in crisi questo governo. La voce dei parlamentari pentastellati è univoca: difendere uno dei cavalli di battaglia del movimento. Di Maio però non pronuncia mai la parola TAV e rassicura gli imprenditori. Deve essere chiaro che noi le infrastrutture in Italia le dobbiamo fare, grandi, medie e piccole. Temi cari al movimento, come la democrazia diretta e la cittadinanza digitale, hanno animato il dibattito della due giorni al Palazzo delle Stelline. Oggi più che mai, nel momento più difficile per l'alleanza di governo, gli attivisti hanno bisogno di riappropriarsi di questi temi. Io credo che il movimento abbia invece la possibilità di dare un buon colpo di reni, di dimostrare che è vitale, vivo come più che mai, e lo dimostra anche questo incontro. Il villaggio Rousseau è anche l'occasione per fare autocritica. La flessibilità che il movimento deve acquisire, ma parlo di tutti quanti noi, è di non essere estremamente radicali. Dobbiamo abituarci a rispettare i nostri programmi e a non pensare alle future elezioni. Ma le elezioni non sono all'ordine del giorno, assicura il vice premier. Questo è un governo che durerà altri 4 anni, un anno è finito e abbiamo portato a casa una buona parte di quei 20 punti, la legge anticorruzione, ma adesso la vera sfida è ragionare a 30 anni per questo paese. Buonasera. Rischio crisi sempre più vicino. Siamo al passo della crisi. Sono veramente sbalordito da questa minaccia di crisi di governo che viene dal ministro Salvini. Io credo sia un comportamento irresponsabile e sono contento stasera di aver incontrato l'assemblea dei parlamentari, perché sono tutti compatti e con me. È guerra aperta sul TAV, non metteremo in discussione il nostro no, dice Di Maio ai parlamentari riuniti a Montecitorio in un'assemblea congiunta. Contemporaneamente in TV Salvini ribatte: nessuno della Lega firmerà per stoppare l'opera, continuerò a fare il ministro in questa formazione a meno che i no non diventino troppi. Noi stiamo chiedendo soltanto di far avviare al Presidente del Consiglio un'interlocuzione con la Francia, con la Commissione europea, su un tema che è dentro il contratto di governo, e questo è il motivo per aprire una crisi di governo su un governo che stava facendo e sta facendo delle cose importanti per l'Italia. Le posizioni sono lontanissime, se passa il progetto non ci sarà più il governo, dice il capogruppo del Movimento al Senato, Patuanelli. Come si può risolvere questo stallo? Applicando il contratto di governo, come abbiamo fatto fino adesso su tutte le cose. Però il punto adesso è capire se i bandi partono o meno. Io ho una grandissima fiducia del Presidente del Consiglio. Avviare o no i bandi di gara è il nodo, perché lunedì si riunirà il Consiglio di Amministrazione di TELT, che si occupa della realizzazione dell'alta velocità, e dovrà avere un'indicazione precisa. Ieri Conte ha incontrato a Palazzo Chigi il direttore generale Mario Verano, ma la distanza tra i due partner di governo resta netta anche su questo punto, dirà più tardi in conferenza stampa. Personalmente, dopo averla studiata, dopo averla sviscerata in tutti gli aspetti, non sono allo stato affatto convinto che questo progetto infrastrutturale sia quello di cui l'Italia ha bisogno. Conte per la prima volta prende una posizione netta sull'opera. Il Presidente Conte ha seguito con attenzione ieri l'illustrazione di tutti i tecnici, ha capito la competenza e ha capito che l'opera è negativa, che l'opera è un danno per i conti dello Stato e che bisogna trovare soluzioni per tutelare l'interesse pubblico. Ma gli animi sono agitati e in serata, in uscita dalla riunione congiunta, il senatore Paragone allarga il tiro chiamando in ballo Giorgetti per un incontro a Palazzo Chigi con Draghi, poi smentito. Il governo del cambiamento certo non fa entrare, per esempio, Draghi oggi a Palazzo Chigi, ma poi magari Giorgetti ci smentirà. Ha ricevuto Grilli, è andato a Londra, a New York con Sacco Mani. Noi queste cose qua non le facciamo. Una volta le comunità lottavano per avere una ferrovia nella loro valle. Oggi lottano perché non la vogliono. Il viaggio tra Torino e Lione è una storia iniziata quasi 30 anni fa ed è così lungo che oggi la cosiddetta TAV non è più soltanto una linea ferroviaria ad alta velocità.
è più questione di destra, sinistra, centro, movimento, non movimenti. Come ormai non è più questione soltanto di analisi costi-benefici o di relazioni giuridiche sugli accordi Italia-Francia. Lo scontro, oggi più che mai, è culturale, quasi antropologico. Questo tunnel è stato progettato 30 anni fa quando le merci si trasferivano con dei flussi. Adesso si trasferiscono con altri flussi perché sono nate le stampanti 3D, software e tante altre tecnologie. Una ferrovia, dunque, su cui oggi le suggestioni futuriste si intrecciano alle ribellioni antimoderniste in una contraddizione che sale velocissima. E io mi sono arrampicato sul traliccio. Sono pronto e disponibile ad appendermi ai fili della corrente, se non la smettete, ok? Non ti fare male, ciao Luca! Le piazze contrapposte sulla Torino-Lione sono anche iconiche. Da una parte la teoria della decrescita felice, dall'altra un blocco trasversale compatto proprio sull'esatto contrario. Il cosiddetto partito del PIL. Da Confindustria, esatto, alle cooperative. Da Confindustria alla Lega delle Cooperative, senza colore politico o con tutti i colori politici dentro. Ma anche la borghesia, secondo la definizione dei commentatori dopo l'iniziativa di sette signore torinesi favorevoli alla linea ad alta velocità, è stata bloccata in Valsusa. Sono una piccola manifestazione a rappresentanza, non della borghesia, ma a rappresentanza di tutti i governi, di tutti i ministeri, di tutte le ditte appaltatrici e subappaltatrici, comprese quelle dell''Ndrangheta. E così, poiché oggi il treno Torino-Lione è il più in ritardo di tutti e una ferrovia non si vede nemmeno, saltano le responsabilità tecniche, politiche e di governo. La decisione, più che mai necessaria, potrà solo essere quella identitaria, affidata alla piazza del popolo. Qualora fossi io al governo ci sarebbero dei referendum perché fossero i cittadini a decidere sempre comunque. Chi fa politica deve dire che il suo grido, il suo motto è «voglio più vita». Il nuovo che travolge il vecchio e che vuole sempre di più. Il grido di Matteo Renzi arriva direttamente da Blade Runner, film da sempre presente nell'Olimpo dell'ex premier e che diventa da subito metafora del suo voler svecchiare partiti e istituzioni. Caro D'Alema, caro Veltroni, cara Rosi, caro Franco Marini, avete fatto molto per il paese, avete fatto molto per l'Italia, avete fatto molto, adesso anche basta! La velocità è il mantra del 44enne di Rignano sull'Arno, che in politica ha sin da subito bruciato le tappe. Nel 2004 presidente della provincia, nel 2009 sindaco di Firenze, nel 2013 segretario del PD contro tutti e tutto. Renzi non è il rimedio, è peggio del male, perché è un elemento di divisione. E nel 2014, a 39 anni, presidente del Consiglio. Rottamare, asfaltare, i gufi e rosiconi. Renzi impone un linguaggio nuovo. Arrivano gli hashtag, le slide, le foto private sui social e poi i simboli del premier più giovane della storia d'Italia. L'iPhone, la PlayStation, la camicia bianca. Sui banchi del governo l'arte di correre di Murakami. I 1000 giorni a Palazzo Chigi, gli 80 euro, il 40% agli europei. Il Jobs Act e le unioni civili. Ma anche Giglio Magico, le banche, la scissione e infine la sconfitta al referendum del 4 dicembre. Volevo cancellare le troppe poltrone della politica italiana, il Senato, le province, il CNEL. Non ce l'ho fatta e allora la poltrona che salta è la mia. Si dimette da premier e poi da segretario PD, torna in pista da semplice senatore, ma continua a farsi sentire. Incontrarsi con Di Maio, sì. Votare la fiducia a un governo Di Maio, no. E l'ultima Leopolda è, nemmeno a farla apposta, all'insegna di ritorno al futuro. Il protagonista si rivolge allo scienziato pazzo e gli dice, oh, come si fa ad andare con questa macchina? Va bene per le strade dove andremo? E lui risponde, dove andiamo noi? Non ci sono strade. Oggi la strada del Partito Democratico è nelle mani di Zingaretti, ma gli occhi sono ancora puntati su Renzi. Un'altra strada è il suo nuovo libro, ma tutti si chiedono quale sia. Mambo italiano. E mambo, mambo italiano, e mambo. Cioè, uno è geloso, ammazza chi gli pare. Cioè, è pazzesco, guarda.
Ma quale tempesta emotiva? Questo è matto. Tempesta emotiva, con queste parole la Corte d'Assise d'Appello di Bologna ha dimezzato la pena a Michele Castaldo. Nel 2016 aveva strangolato con le proprie mani Olga Mattei, la donna con la quale aveva una relazione da poco più di un mese. Tempesta emotiva è la parola che ce l'hanno inventata. Siamo su Viale Dante, al civico 198, qui 2 anni e mezzo fa è stata uccisa Olga Mattei. Lei, 46 anni e madre di una figlia adottiva, non sopporta la gelosia di lui e vuole lasciarlo. L'uomo confessa subito il delitto e grazie al rito abbreviato in primo grado viene condannata a 30 anni. In appello la pena viene dimezzata a 16 anni. Se tu fai quello che ti pare, puoi ammazzare chi ti pare, fai quei 2 o 3 giorni di carcere, farà qualche anno, 2 anni, 3, ma è sempre stato così, non è una novità, insomma. Anche se gli avessero dato l'ergastolo non esiste più, non ci sono più i 30 anni, che gli fai più i 30 anni? Che è un omicidio, è sempre un omicidio comunque. Se tu ammazzi una persona, è giusto che paghi quello che devi pagare. Se la legge italiana dice devi fare 50 anni, tu ti devi fare 50 anni, non puoi farne 20 o 10 o quello che è uno scandalo. Una condanna che fa scalpore. Da un punto di vista professionale è un gran successo, ovviamente. Da donna e da madre, cosa ne pensa? Guardi, io se penso a quella bambina e da madre ovviamente piango tuttora. Quello che va rivisto, secondo l'avvocato della famiglia di Olga, è proprio il meccanismo del rito abbreviato che prevede uno sconto automatico di pena di un terzo. Fra 3 o 4 anni, diciamo 5, se vogliamo darci un termine rotondo, potrebbe darsi benissimo che Castaldo esca dal carcere. Io, da cittadino, non sarei particolarmente contento di sapere che un uomo che ha ucciso una donna durante una tempesta emotiva o passionale possa girare liberamente per le strade. E come fai a vivere se... Si è fatto ammassare, tu per venire a casa mia devi chiedere permesso, non vuoi chiedere permesso, bene, quello che ti succede è solo a carico tuo, a me non mi interessa niente. Cosa di giusto, poveretto, dopo tutto quello che il gas ha passato, adesso ritornare ancora tutto, per me non va bene. A Civelli Correzzola, paesino nella campagna padovana, da anni non si parla d'altro che di Franco Birolo, ex tabaccaio che nel 2012 uccise un ladro entrato di notte nel suo negozio. Dopo una prima sentenza di condanna, in Cassazione fu assolto con formula piena. La sua fu legittima difesa. Ora la famiglia del ladro moldavo ha fatto richiesta di danni. Ho promosso una richiesta di mediazione a Roma, a cui noi abbiamo risposto in maniera secca, dicendo che assolutamente, addirittura noi avremmo diritto a chiedere un risarcimento del danno. Basta solo che voi vediate i fascicoli che interessa questa vicenda per capire cosa è stato questo periodo per un uomo che aveva la sua vita normalissima. Non potendo chiedere un vero risarcimento, visto che Birolo è stato appunto assolto, la famiglia del ladro ha trovato un appiglio legale per provare a ottenere comunque qualcosa. L'ex tabaccaio, che nel frattempo ha mollato tutto e ora fa l'agricoltore, non l'ha presa bene e preferisce in questo momento chiudersi in se stesso. Noi l'abbiamo raggiunto al telefono. Mi illudevo che il terzo grado fosse terminato il tutto, invece adesso c'è anche questo procedimento civile. Questi ormai sono 7 anni che chiedono soldi. È arrabbiato? Non era segnato. Quando che arriva in casa tua e viene a difendersi? Secondo me si è difeso, ha difeso la sua famiglia. Fin da subito in paese tutti sono stati dalla parte di Birolo. All'epoca l'amministrazione comunale donò parte del gettone a sostegno delle spese legali e tutta la città partecipò alla raccolta fondi. Il sostegno è doveroso perché la vera vittima di questa vicenda è Franco Birolo, non è sicuramente chi sta delinquendo. A Civè le aspettative sulla legge sulla legittima difesa sono alte. Con la nuova norma, ad esempio, la famiglia del ladro non avrebbe potuto fare richiesta di indennizzo. Ognuno a casa sua deve essere libero di stare tranquillo. Non eviterà comunque i processi, si andrà comunque a processo. E qui è il problema, chi spende soldi e non si gara a spendere soldi. Dall'uniforme da benzinaio di Graziano Stacchio al livido sul braccio dell'oste Mario Cattaneo, ogni fatto di cronaca connesso alla legittima difesa è diventato un caso mediatico. La mia coscienza è a posto, però il dolore rimane. È febbraio del 2015 quando Stacchio interviene in difesa dei commessi della gioielleria accanto alla pompa di benzina dove lavora. Spara contro i rapinatori armati di mitra, uccidendone uno. Va a processo, ma il caso viene archiviato. Lei la vuole questa pistola? Ma certo che la voglio, perché io con un'arma in casa mi sento più sicuro. Lei si metta nei miei panni. Oggi mi ritrovo 4-5 persone in casa di notte. Con cosa mi difendo?
archiviazione di tutte le accuse e restituzione dell'arma anche per Francesco Sicignano, pensionato di Vaprio d'Adda, che nel 2015 sparò a un ladro che era entrato in casa. Per i giudici la proporzione tra reazione e offesa invece mancava nei casi del vicentino Hermes Mattielli, che sparò 14 colpi contro due ladri entrati nel suo deposito, e di Angelo Peveri, condannato in via definitiva per tentato omicidio. Inseguì i ladri che stavano rubando il gasolio dal suo escavatore, sparando quando uno di loro era già a terra. Se uno sta scappando non gli puoi più sparare. Perché sta scappando? Se quello ha tre proiettili nella schiena diventa difficile dire mi stavo difendendo. È ancora in corso invece il procedimento nei confronti di Freddy Pacini, gommista di Arezzo che per evitare furti dormiva nella sua officina. La sera del 28 novembre scorso sparò a un rapinatore armato di piccone. Ha denunciato molte volte i furti, Freddy? Diverse volte, sì. Magari non tutte le volte lui mi raccontava, anche per non farmi stare così in ansia. Però, insomma, sono state veramente tante volte. Processo aperto anche per Mario Cattaneo, che nel 2017 aprì fuoco contro un ladro entrato nell'osteria sotto la sua abitazione. La nostra preoccupazione era quella, è stata subito quella di la paura che qualcuno salisse di sopra in casa e avevamo lì tre bambini piccolini. Casi molto dibattuti eppure non così frequenti. Tra il 2013 e il 2016 i casi di legittima difesa arrivati in tribunale sono stati appena 15. Per questo si stabilisce un principio chiaro: a casa mia non puoi entrare. State usando la sicurezza come un gigantesco tema di propaganda politica. Se entri subisci le conseguenze. Voi state dando il via libera a un filone che sarà il filone dell'invito a cena con delitto. Io vi ricordo un film meraviglioso di Alberto Sordi. Come è stato detto, la legge del Far West, dove Alberto Sordi, tenendo in mano una pistola, diceva: un'incredibile Forza Italia che sta cercando di sedurre la Lega Nord. La vedi questa? Non è né buona né cattiva, sei tu che la fai diventare o buona o cattiva. Questa è una battaglia politica che ha un colore. Un'arma che serve per offendere è cattiva, un'arma che serve per difendere se stessi o gli altri è buona. A voi piacciono quelli che sparano in petto a chi è inginocchiato. Il colore del centrodestra, non entro nel merito centrodestra. Io non penso che queste siano opinioni di centrodestra, sono coerentemente opinioni di destra. Sicuramente non è una battaglia di sinistra. Non è assolutamente una ronda quella che facciamo, ma sono biciclettate di protesta perché vogliamo dire che non possiamo essere lasciati soli. Questa non è una cosa politica, questa è una protesta per la comunità. Fa scalpore in Romagna un sindaco del PD che in sella alla bicicletta ha deciso di pattugliare di notte le strade della sua Savignano sul Rubicone. La nostra è una manifestazione assolutamente pacifica. Lui non vuole chiamarle ronde, ma pedalate notturne. È una forma anche di protesta nei confronti dello Stato centrale, al quale noi abbiamo scritto chiedendo proprio maggiori risorse e maggiore personale per le forze dell'ordine. Il problema, come sempre, è la sicurezza per via dei furti nelle aziende e nelle abitazioni. Sono entrati negli uffici. Hanno fatto parecchi danni. Se devo dire che sono tranquilla qui a Savignano, no. Quando sono arrivata con la bambina piccola ho visto la porta aperta e poi sono corsa subito dai vicini. Se il paese, 18.000 abitanti, si divide, Forza Nuova ha voluto metterci il cappello, tanto che ha spedito al sindaco una tessera ad honorem. Il fatto che un amministratore si mettesse in gioco e facesse quello che facciamo noi, perché questo è, cioè solamente portare la presenza, una presenza fisica sul territorio, ci è risultato un grande gesto. Il sindaco ha nel frattempo sospeso le pedalate su indicazioni del prefetto, ma non ci sta alle provocazioni di destra. Ora, intanto la tessera non mi è ancora arrivata, comunque la rispedirò al mittente. Quindi diventano gli angeli della sera, della notte. Elezioni tra un po' per il sindaco nuovo e allora ci deve fare vedere che fa qualcosa. In questo
questo gruppo di fanatici Novax stanno pubblicando informazioni private, tu e della tua famiglia. Sara è la mamma di un bambino immunodepresso che per un anno ha combattuto con la leucemia. Un mese fa poteva già rientrare in classe, ma è rimasto a casa perché i compagni non erano vaccinati. In più viene attaccata sui social. Vanno sul mio profilo Facebook che mi scrivono cose. Ho un po' paura perché io non so se dietro si nasconde il vero esaltato e magari mi viene a dare fastidio in strada mentre io sto con i miei figli. E Sara in strada col bambino ci tornerà e a breve. Sono felicissima che mio figlio sia riuscito finalmente a ottenere quello che gli spetta, che tornerà a scuola, che sarà seduto sui banchi insieme ai compagnetti. Ma ci ha voluta la sua battaglia per far sì che tutti a scuola si vaccinassero, solo così il figlio immunodepresso avrebbe potuto rimettere piede in classe. Ci siamo mossi con l'ASL, sono andati presso la scuola e hanno parlato con i genitori e con gli insegnanti. C'è stata qualche resistenza, c'erano genitori Novax? Ma c'erano dei genitori che andavano informati, andavano convinti anche della bontà e della giustezza della situazione e poi soprattutto andava difeso il soggetto più debole, in questo caso era il piccolo immunodepresso. Intanto proprio oggi in tutte le scuole scade l'autocertificazione sui vaccini e chi non l'ha presentata resta fuori, una misura che però divide. È molto ingiusta ed è un po' vergognosa, direi pure. Chi non è vaccinato deve restare a casa. Giusto non direi, però non è anche giusto mettere a rischio gli altri bambini. Ci siamo adeguati tutti quanti e chi non si adegua deve pagare le conseguenze. Questa soluzione è un po' estrema forse. Abbiamo fatto oggi il vaccino a lei, il terzo richiamo dell'esavalente. E mentre il Ministero dell'Interno e quello della Salute litigano sull'opportunità di tenere fuori i non vaccinati dalle classi, sono giornate complesse, anche per gli addetti ai lavori. Hanno fatto un gran pasticcio, vale a dire una mamma si è dimenticata, oppure una Novax porta il bambino all'asilo nido, alla scuola dell'infanzia e viene respinta, immagino che possa chiamare i carabinieri. Non si possono far ricadere sempre i problemi sulle scuole e non si può trasformare in una specie di dependenza dell'ASL di tutti. Si è venduta come una riforma, ma di fatto riforma non è. Non approfitta di quota 100? Sono già in pensione, sono scappata. È un'opportunità che hanno dato, però a livello economico non credo che sia conveniente. Lei ha la faccia di chi andrà in pensione presto? Magari è presto, contributi non ci sono. Se è vero che sono tanti gli scontenti di quota 100, è anche vero che c'è una categoria di lavoratori per i quali sembra un'opportunità imperdibile. Sono i dipendenti pubblici, tra i pochi fortunati ad aver avuto un percorso lavorativo costante negli anni e a poter contare oggi su 38 anni di contributi. Sono tante le domande di pensionamento nella pubblica amministrazione. Una grande fuga dagli uffici pubblici, proprio da quel posto fisso che gli italiani hanno sempre desiderato. Io sono un dipendente comunale da circa 39 anni. Qui siamo a Lecce e Gianfranco pensa di andare in pensione anticipatamente. In Puglia le domande sono quasi 5.000 finora. L'esodo dal pubblico impiego è di gran lunga superiore al sud. Molti colleghi stanno cogliendo questa occasione, perché effettivamente bisogna dire che 67 anni sono tanti, anche se il nostro lavoro non è usurante, ma 67 anni si sentono. Sono soprattutto gli uomini a cogliere l'opportunità di quota 100. Le donne sono ancora discriminate. La legge dovrebbe essere migliorata. Io sono un'insegnante. Ho visto un po' l'opzione donna. Ho uno stipendio intorno ai 1.700. Verrei a prendere 1.200. Quindi per il momento non lo farò. E poi ci sono gli artigiani, i commercianti, chi ha partita IVA. Chi è non dipendente, chi ha partita IVA così, conviene continuare a lavorare, non ti puoi mantenere. Per tutta la vita? Certo, penso che ancora per un 20-30 anni dovremmo lavorare. E vai! Ma con la grande fuga degli statali, ci sarà una pubblica amministrazione più giovane? Arriveranno le assunzioni promesse? E questo è il problema invece. Le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni non è così semplice farle. Io ritengo che molti uffici della pubblica amministrazione rimarranno sguarniti e i servizi alla collettività è un problema. Questa pensione arriva o è un miraggio? No, è un miraggio, è una presa in giro per noi che lavoriamo da 40 anni. Altro che quota 100, la pensione per Filippo è ancora lontana. A 61 anni non basta una vita passata in cantiere per sfruttare le agevolazioni della riforma voluta dal governo.
I primi contributi ce l'ho dal 74, quindi parliamo di 40 anni fa. Eppure non bastano mai questi anni. Ma non bastano perché di lì c'è un lavoro precario a vita, che i cantieri sappiamo tutti benissimo che durano 3, 4, 5 anni, poi si chiude. Io l'ultima volta ho passato 3 anni prima di essere riassunto qua, quindi abbiamo questi tempi morti che nessuno ha calcolato. E se la legge Fornero almeno riconosceva il lavoro gravoso, con quota 100 gli edili vengono equiparati agli impiegati. Io manderei quelli che fanno lavoro d'ufficio al posto nostro, provare cosa vuol dire andare su un tetto col freddo, col gelo, oppure provare ad andare in galleria con il fango fino alle ginocchia. La quota 100 per gli edili è sostanzialmente un'autentica beffa. Mediamente un lavoratore di edile di 60-62 anni ha fra i 25 e i 30 anni di contributi, e il fatto drammatico anche dal punto di vista della sicurezza di avere persone in carne ed ossa che a 65 anni sono ancora sui ponteggi a fare questo lavoro usurante per definizione, questo problema non viene risolto. Ma gli edili non sono gli unici scontenti dalla quota 100. Le proteste arrivano anche dalle donne che difficilmente hanno continuità retributiva e da tutti coloro che hanno un lavoro autonomo, come i commercianti. È il caso di Oscar, 59 anni e 35 di contributi. Tra 3 anni potrebbe sfruttare l'ultima finestra offerta da quota 100, ma il gioco non varrebbe la candela. Non conviene, almeno come commerciante non conviene. Con le 600 euro di pensione fissa dopo 30 anni, 40 anni che stiamo qua, la bilancia pesa sempre dalla parte dove dobbiamo lavorare, dobbiamo stare dentro, dobbiamo stare nel negozio, fare i sacrifici e tutto. E tra i 10.000 potenziali pensionati liguri continuano i conti. Non ho abbastanza contributi, quindi sono un po' arrabbiata, ma sono troppo vecchia per lavorare e non ho possibilità. Come si può pensare di poter far funzionare una macchina che deve occuparsi di occupazione, di politiche attive, con un 60% di precari? Ieri sono partite le domande per il reddito di cittadinanza, la premessa alla ricollocazione dei disoccupati. E nel quartier generale di Ampali, il braccio operativo del Ministero del Lavoro che deve gestire questa macchina, è ancora tutto per aria. Noi siamo poco più di 1.000 persone, 650 precari appunto, divisi tra collaboratori e contratti a tempo determinato. Tutti i contratti a tempo determinato sono in scadenza, che al di là di un problema, come dire, umano di persone che sicuramente a brevissimo perderanno il lavoro, in più in questo momento strategico per l'avvio del reddito di cittadinanza ci sarà una macchina che funziona in maniera zoppa. A fronte del mezzo miliardo stanziato per l'assunzione dei navigator, c'è appena 1 milione per le stabilizzazioni in Ampal e non riguarda tutti, solo i 130 a tempo determinato. Io sa quante prove di selezione ho fatto? Già quattro, quindi più volte sono stato, diciamo così, ritenuto idoneo per ricoprire questa posizione lavorativa. Altro che snellimento delle politiche attive, Sebastiano per assicurarsi il posto sarà costretto a un ulteriore concorso. Poi è una complicazione per l'azienda, perché l'azienda dovrà fare comunque delle prove di selezione per stabilizzare delle persone a cui basta invece semplicemente convertire il contratto. Ma allora i 6.000 navigator che entreranno in Ampa alla caccia di posti per i disoccupati saranno davvero la soluzione? Potrebbero, se selezionati in modo adeguato e formati altrettanto bene, però la strategia con cui si vogliono inserire all'interno dell'azienda questi nuovi colleghi riproduce le logiche di precarietà. Non potranno infatti che ambire a un contratto di 2 anni, ma intanto per i collaboratori che sono già al lavoro non c'è alcun piano d'assunzione. Io ho già fatto 3 selezioni pubbliche e sono al terzo contratto, anche questo a tempo determinato, senza possibilità di futuro. Comunque lavoriamo anche per aiutare gli operatori pubblici a cercare lavoro ai disoccupati, poi ci ritroviamo noi disoccupati. Allora, le tutele che mancano sono le ferie. Se ti ammali? No, non vengo pagato. Cioè, pago l'INPS e ho diritto anch'io, secondo me, ad avere la malattia. Compenso minimo garantito? Con la mia azienda già ce l'ho, però mi piacerebbe che venisse
messo per legge a tutti quanti. William, 30 anni, e Davide, 38. Chiamateli Rider, o più semplicemente Fattorini. Questo è il mezzo con cui lavoro e questo è il cubo con cui la mia fatica e il mio lavoro porto da mangiare dai clienti. Quelli che per Di Maio, all'indomani del suo insediamento, erano diventati il simbolo di una generazione abbandonata e senza tutele, espressione del nuovo precariato da combattere. Io sono un grillino, mettila così. Sempre creduta Di Maio che aveva promesso che avrebbe regolarizzato il settore, ma poi di fatto non ha fatto nulla. Ora però un emendamento del Ministero del Lavoro al decretone punta ad applicare le stesse tutele dei lavoratori subordinati alle collaborazioni. Io non sono sicuro di ciò che loro danno come assicurazione, allora è meglio farne uno mio personale. Pago in tasca mia, è vero, però sono sicuro che almeno sono protetto. Il contratto con tutti è occasionale, quindi non è un contratto serio. La bicicletta è tua? Sì, è mia. È tutto a mio carico, qualsiasi guasto che c'è è tutto a carico mio. Come cambierebbe la tua vita se passasse questo emendamento? Si potrebbe evitare di vedere, che è successo anche a me, rider che vanno in strada anche con la febbre per non perdere le ore. Se ci sono fiere, malattie, infortunio pagato, allora sì, cambierebbe, e di tanto anche. Ancora l'emendamento non l'ho visto, quando lo vedrò ci crederò. Secondo me è uscito perché siamo vicini alle europee e bisogna far vedere che si fa qualcosa, ma non funziona così. Si fa o non si fa, punto. Ciao Deliveroo. Sì, piano terra. Quanto guadagna consegna? Non è possibile. 3,50 euro. 3 euro. Noi rider ci sono sempre e diventeranno sempre di più. E bisogna tutelarli. Nel nostro paese, in Italia, sono 60 i bambini che vivono in carcere con le loro madri, pagando per colpe che non sono le loro. Abbiamo provato a capire di più di una situazione così complicata, parlando con le madri, con queste donne. Si chiamano Daniela, Cristina e Nana. Sono tre donne che hanno vissuto questa esperienza e che ora sono uscite e che sperano tanto per i loro figli in una seconda opportunità. Vediamo insieme questo servizio, vi do appuntamento a domani, come sempre qui con il nostro Diario della Domenica, e grazie davvero per essere stati con noi. Io sono andata in carcere e mia figlia mi ha detto: io non voglio stare qui. Mi chiedeva: mamma, noi perché non usciamo? Noi perché non siamo liberi come sono tutti i bambini? Quindi io mi sentivo troppo male. Eri già incinta quando hai commesso il reato? Sì. Perché l'hai fatto, anche se avevi già un bambino e ne aspettavi un altro? Ho fatto per disperazione, perché ho perso il padre di mia figlia, ho perso tutto. Daniela, Cristina e Nana sono tre donne diverse che condividono un passato simile. Tutte e tre hanno vissuto la galera con i propri figli. Non vedevo l'ora di uscire, perché non si meritava di stare in carcere. I bambini di solito non devono pagare, insomma, le mamme. Però se non hai nessuno che ti può tenere il bambino, cosa fai? Il suo papà? Anche il suo papà era in carcere con me, avevamo commesso lo stesso reato. Ti perdonerai per questo? No, perché mi ho sbagliato io e lei praticamente sta pagando insieme a me. Grazie a Ciao Onlus, la casa famiglia protetta che le ha accolte dopo il carcere, dove stanno finendo di scontare la propria pena, queste mamme oggi hanno un'altra chance. Secondo te è giusto che i figli paghino le colpe dei genitori? No. Tornassi indietro, tu cosa faresti? Non farei quello che ho fatto. Secondo te si ricorderà quello che ha vissuto? Io spero di no, perché non sono dei ricordi belli. Quanti anni ha adesso tuo figlio? Adesso mio figlio fa 7 anni. Ha passato più della metà della sua vita in prigione? Sì, sì, e quindi questo è stato un trauma anche per me, anche per mio figlio. Purtroppo nella vita sbagliamo tutti. Però ci sono seconde possibilità. Questa per te, questa casa è una seconda possibilità? Questa casa per me è una seconda possibilità. In Italia sono circa 60 i bambini che condividono la galera con la propria mamma, ma non tutti sono così fortunati. I bambini che vivono qui, secondo te sono diversi rispetto a quelli che hai visto in prigione? Sono diversi per lo fatto che escono con le mamme, si divertono con noi mamme,
siamo noi a prendere cura di loro e portarli fuori. In carcere no. Secondo te gli altri bambini? Secondo me le esperienze che ho fatto io stanno soffrendo troppo. Ma veramente troppo.